Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questo è l'incontro che MECRI organizza come intreccio. Gli intrecci sono dei momenti, come forse sapete, in cui MECRI chiede ad alcuni amici della nostra associazione di discutere dei temi che in parte sono già stati magari sviluppati in precedenza nell'ambito delle attività di MECRI e che sono messi in campo a partire anche dalla discussione di testi, di libri, di volumi che i nostri amici hanno pubblicato. Questa sera l'occasione di questa discussione prende le mosse da un volume pubblicato da Luca Gaeta. Il volume è questo che vedete qui. Il titolo del volume è Orizzonti quotidiani, introduzione alla conoscenza dei confini ed è pubblicato da Mimesis. Si tratta di un volume nel quale Luca Gaeta, riprende una serie di temi e di questioni che aveva già approfondito in un volume precedente, il cui titolo è La civiltà dei confini, pratiche quotidiane e forme di cittadinanza, pubblicato nel 2018 da Carocci. E aggiungerei anche che questo tema era già stato discusso e trattato proprio a partire da quel libro nell'ambito di dei momenti, diciamo, di letture del mercoledì disponibili, diciamo, anche per i soci di MECRI e per le persone che possano e vogliano andare a ritrovare questi materiali nell'archivio di MECRI. Quindi l'idea è che l'intreccio di oggi si muova a partire da quest'ultimo libro, Orizzonti quotidiani, riproponendo in altre chiavi, il tema dei confini. È inutile dire la rilevanza di questo tema in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Siamo di fronte ad una effettiva pervasività della questione dei confini, sia in ragione degli orribili conflitti che sono in corso in questo momento nel bacino del Mediterraneo, in Palestina, ma anche quello fra Russia e Ucraina, ma in giro per il mondo sono moltissime le situazioni nelle quali guerre, conflitti, violenze fanno perno intorno alla questione dei confini. Quindi stiamo sicuramente parlando di una questione, di un tema che ha una grandissima rilevanza, un grandissimo rilievo anche civile, collettivo, pubblico e direi politico. Però al tempo stesso, dentro anche la riflessione di MECRI abbiamo identificato e individuato nel tema dei confini un tema centrale per riflettere più complessivamente sui modi e le forme della territorializzazione delle pratiche, delle esperienze, dell'abitare, del vivere, del convivere nella società e nella civiltà contemporanea. Quindi oggi affronteremo alcuni degli aspetti che il libro di Luca Gaeta tratta. Da punti di vista diversi. Questo è un libro che raccoglie una serie di saggi, quindi affronta il tema dei confini da diverse prospettive, da diversi punti di vista e appunto lo discuteremo e lo vedremo in chiavi un po' differenti. Insieme a me discuteranno Valentina Cappelletti, che fa parte del comitato scientifico di MECRI, e Luca Gaeta, appunto, che è l'autore del libro che discuteremo questa sera. Lavoreremo in questo modo. Io e Valentina Cappelletti in sequenza proporremo alcune questioni a Luca Gaeta. Ho dimenticato di dire che Luca Gaeta è professore di urbanistica al Politecnico di Milano. Io sono Gabriele Pasqua e sono membro del comitato scientifico di MECRI, oltre a insegnare anch'io al Politecnico di Milano. Dicevo, proporremo alcuni temi a Luca che poi risponderà in sequenza, prima a me e poi a Valentina Cappelletti. Allora, partirei da una prima osservazione. Un tema che il volume affronta approfondisce e riprende il lavoro che Luca Gaeta ha svolto anche nel suo volume precedente, La civiltà dei confini, e si concentra su un concetto che io trovo estremamente interessante, cioè la nozione di orizzonte quotidiano. Cioè i confini per Luca Gaeta sono degli orizzonti delle esperienze e delle pratiche quotidiane. Questi sono gli orizzonti della vita vissuta, sono orizzonti che si producono e si riproducono continuamente e che generano dei confini che potremmo definire instabili, perché sono confini che hanno appunto a che vedere con la pluralità, la molteplicità delle pratiche di vita, anche ordinarie, delle persone all'interno dello spazio, della città, del territorio e così via. E quindi i confini che noi abbiamo in mente, quelli amministrativi e a maggior ragione quelli fra gli stati, quelli statuali, sono una sovraimposizione, secondo Luca Gaeta, rispetto a questa
estremamente complessa e magmatica con presenza di confini come orizzonti quotidiani. Quindi questi orizzonti quotidiani sono continuamente prodotti e riprodotti, come ho appena detto, e uno dei punti su cui io vorrei chiedere a Luca Gaeta un'ulteriore riflessione e approfondimento è: qual è la strategia, diciamo, intellettuale, la strategia teorica, in ragione della quale lui ritiene di poterli connotare ancora come confini? Perché è importante, dal suo punto di vista, che questi orizzonti quotidiani, questa membrana porosa e di spessore variabile nella quale noi abitiamo, i confinamenti e gli sconfinamenti del quotidiano, continuiamo a chiamarli confini? E quali principi di inclusione e di esclusione questo tipo di confini fanno funzionare rispetto ai principi di inclusione e di esclusione più tradizionali, che sono per esempio quelli dei confini statuali, che fissano appunto i principi di cittadinanza e di appartenenza ad un paese piuttosto che a un altro, o anche la miriade, no, di confini amministrativi che producono meccanismi di inclusione e di esclusione, regole d'uso dello spazio e non solo. Quindi, in altre parole, perché è importante trattare la vita quotidiana nella prospettiva del confine? Questo è il primo nucleo che vorrei sottoporre a Luca Gaeta. Il secondo tema, che è connesso a questo e che ancora una volta richiama uno dei nodi più difficili e stimolanti della civiltà dei confini, che è il libro precedente e che viene da vari punti di vista ripreso anche con riferimento ad autori diversi all'interno di questo volume, riguarda la critica a quella che Gaeta chiama il monofisismo dei confini, cioè l'assunzione della natura insieme naturale, materiale e sociale dei confini. E Luca Gaeta spiega che è solo perché è insieme e in modo indisgiungibile materiale e sociale che il confine poi può essere analiticamente disgiunto in queste due dimensioni. Ma la natura di monofisismo dei confini antecede la possibilità di distinguere appunto le due nature, la natura materiale e la natura sociale. Questa prospettiva a me sembra molto interessante. Ma ancora una volta mi chiedo, è esclusiva del confine o non potremmo dire che ogni prassi è insieme materiale e sociale? Perché da una parte lavora sul supporto mobile di una materia vivente, per esempio il corpo, e si iscrive dall'altra in una catena di significati, nel linguaggio, nelle parole, nei discorsi. Quindi quello che mi sembra interessante è cercare di capire quali sono i tratti specifici del confine, come orizzonte quotidiano, per come lo definisce Luca Gaeta, che inducono a sottolineare la doppia natura, che inducono a insistere su questa dimensione appunto doppia, duplice, intrinsecamente duplice del confine, che Luca Gaeta per esempio analizza utilizzando straordinariamente bene, secondo me, autori anche molto diversi come Michel Serre, come Julien e così via. Quindi cercare ancora una volta di capire la specificità della lettura del confine rispetto a questa specifica dimensione della natura, del monofisismo del confine, della natura insieme, intrinsecamente una, che è materiale e sociale. Terzo e ultimo punto, che forse può essere che poi verrà ripreso in forme diverse anche da Valentina Cappelletti, riguarda la natura di solco e di violenza connesso alla pratica del confine. Il comune maestro di Luca Gaeta e mio, un urbanista italiano molto importante, scomparso non molto tempo fa, che si chiamava Luigi Mazza, è stato un po' il nostro maestro, in particolare Luca ha lavorato tantissimo sul suo pensiero, in relazione ai confini pensati innanzitutto come dei solchi tracciati nella terra. Quei solchi attraverso i quali da un lato si fondano le città, dall'altro si producono, diciamo, dei processi di inclusione e di esclusione. Quindi i confini come soglie che delimitano un dentro e un fuori e che si caratterizzano per regole diverse, regole d'uso dello spazio, regole di cittadinanza differenti. E quindi sembrerebbe di poter dire che la dimensione della legge e del diritto è consustanziale al confine proprio perché produce inclusione ed esclusione. Produce inclusione e esclusione attraverso la legge di usi e di popolazioni. Il confine è la traccia nella terra in ragione della quale usi e popolazioni sono inclusi o esclusi da una certa porzione della terra, del territorio. Ecco, io vorrei capire come si ritrova, se si ritrova questa dimensione che definirei terrigna del confine, che ha un rapporto così forte con la violenza, ad esempio, quando consideriamo i confini come orizzonti quotidiani.
Cioè, quanto di questa dimensione di solco, di rottura degli equilibri, di rottura della dimensione unitaria di uno spazio, di un suolo, ritroviamo anche appunto in quella nozione di confine come orizzonte quotidiano, come orizzonte continuamente rinegoziato, prodotto e riprodotto. E quindi quanto appunto l'inclusione e l'esclusione sono consustanziali al confine come traccia violenta che distingue qui e un là, una popolazione da un'altra, un uso da un altro. Ecco, forse partirei da questi tre punti e lascerei a Luca Gaeta, se vuole, di corrispondere a queste mie osservazioni. Grazie, grazie Gabriele, grazie Valentina per la conversazione che ci accingiamo a fare questo pomeriggio. C'è sicuramente da fare una premessa che riguarda il libro Orizzonti Quotidiani. È vero, come diceva Gabriele Pasqui, che segue un testo precedente più coerente al suo interno. Che segue un filo teorico più continuo. Questo testo, invece, secondo nel tempo, Orizzonti Quotidiani, è una raccolta di testi più brevi, scritti in circostanze differenti, che però ho ritenuto utile e anche per me stesso importante raccogliere in forma di introduzione. Disponendoli lungo un percorso, a mio modo di vedere, introduttivo, propedeutico alla conoscenza dei confini come orizzonti quotidiani. I saggi sono un certo numero, sono sette, alcuni più brevi, altri più corposi, e direi che i primi introducono il lettore alla tematica degli orizzonti quotidiani e delle pratiche in movimento, fissano una terminologia e una serie di concetti che poi sono coinvolti nei capitoli successivi, quelli centrali direi in particolare, in un discorso che io definirei esoterico, sul confine, anche un po' iniziatico, la cui comprensione richiede, la lettura dei testi che precedono e, secondo me, richiede anche la lettura di, Civiltà dei confini, il volume di Carocci. Questo lo dico perché, così chiarisco anche un po' la genesi e la costruzione del testo che discutiamo questo pomeriggio. Per venire alle domande di Gabriele, senza quindi ulteriormente richiamare premesse, ma entrando direttamente nel testo, direi io è vero, metto fortemente l'accento su questa nozione di confine come orizzonte quotidiano, presto, insomma, in breve cercherò di richiamare nei suoi elementi essenziali. Non però, come suggerisce Gabriele, per dire che questi orizzonti quotidiani sono ancora confini, ma per dire che sono già confini, cioè per dire che l'orizzonte quotidiano è il primo confine. È il primo confine a partire dal quale si costruiscono tutti quanti gli altri, e questa comprensione del confine come orizzonte quotidiano a partire dalle pratiche in movimento della vita quotidiana è precisamente ciò che toglie al confine quel carattere improprio che rende a tutti noi quasi impossibile non fraintenderlo. Il carattere improprio è la sua appartenenza esclusiva a un mondo spaziale oppure a un mondo sociale. Il confine è
direi strutturalmente incapace di stare in uno soltanto di questi due mondi. Vederlo come orizzonte quotidiano è il modo che io ho scelto, è il modo che io ho trovato, è il modo che ha trovato me, per farmi un'idea, che mi impedisse di ricadere, in questo, diciamo, in questa visione, manichea del confine come qualcosa che di volta in volta è fatto di materia oppure è fatto di interazione sociale. Tutto il discorso che faccio sugli orizzonti quotidiani si sforza di mantenere questi due aspetti, questi due mondi in uno stato di indistinzione. Come pensarlo? Come riuscire a pensarlo? Come riuscire a indagarlo? Come riuscire a osservarlo? Come riuscire a entrare nella sua vitalità, nel suo movimento, nel suo divenire, è una questione che nel libro non è completamente risolta, ma è posta, secondo me è posta in maniera sufficientemente chiara e accessibile anche per lettori che non sono già esperti nella letteratura sui confini o nella letteratura geografica, geopolitica, sociologica, che si occupa di questo tema. Quindi orizzonti quotidiani che sono già confini, che sono innanzitutto confini, che sono i confini, a partire dai quali, sopra i quali, contro i quali si costruisce un armamentario che possiamo in prima approssimazione chiamare divisioni territoriali, confini amministrativi, partizioni amministrative e anche partizioni di carattere internazionale, sovranazionale, cioè tutto quello che il linguaggio comune riconosce come confine, la linea. Il posto di blocco, il divisorio, il filo spinato. Questo è sopra. È sopra e in qualche modo si costruisce sopra una trama vivente di orizzonti quotidiani, li chiude, li irrigidisce, li fissa con un obiettivo. Un obiettivo di controllo sociale, cioè di governo, che si appoggia, a mio modo di vedere, si appoggia, lo dico in termini spaziali perché mi sembra più immediato, si appoggia e si costruisce sopra una trama di orizzonti quotidiani. Questi orizzonti quotidiani di cui stiamo parlando, che probabilmente rimangono ancora misteriosi per chi ci ascolta, sono delle prassi, vengo alla seconda domanda di Gabriele, indubbiamente sono delle prassi che sono insieme di carattere materiale e sociale, o meglio, sono indistintamente di carattere materiale e sociale, e le chiamo precisamente pratiche in movimento. Non voglio negare, anzi, sono, diciamo, ben d'accordo nel dire che ogni prassi è insieme materiale e sociale. Ma io in questo testo, e in quell'altro che ho discusso l'anno scorso con Valentina Cappelletti, in presenza anche di Florinda Cambria e di Gabriele, mi sto occupando di confini. No, non voglio negare, non voglio negare, anzi, sono completamente d'accordo nel dire che ogni prassi può essere vista insieme come materiale sociale. E questo funziona perfettamente anche per la comprensione dei confini e non esclude nulla, insomma, di per sé non esclude nulla, non costruisce una specificità
del confine, se non forse per una cosa. Il richiamo che tu facevi ai significati, al linguaggio, alla parola, ai discorsi, secondo me non basta nel caso del confine. Cioè, qui la prassi da osservare, da considerare, è una prassi linguistica, ma anche non linguistica. Il che pone questioni naturalmente complesse, perché le pratiche non linguistiche noi comunque le diciamo, quindi le riportiamo dentro un linguaggio, siamo costretti a farlo, non possiamo altrimenti che nominarle. Però a me sembra che noi dobbiamo pensare a questi orizzonti quotidiani a partire da movimenti, spostamenti ricorrenti, andirivieni, quelli più caratteristici, più tipici delle nostre esistenze quotidiane, quelli che costruiscono ambiti all'interno dei quali noi trascorriamo le nostre giornate abitualmente e dentro il quale si risolvono in buona parte le nostre esistenze senza che ci sentiamo costretti dentro questi ambiti. Sono ambiti, diciamo così, elettivi o addirittura irriflessi, che però sono legati ai nostri spostamenti. Ai nostri spostamenti. Non dico spostamenti nello spazio, perché dicendo spostamenti nello spazio Sì. ricado sempre nella logica binaria alla quale vorrei sottrarmi. Sono spostamenti che hanno un carattere ripetitivo, che hanno un'origine, una destinazione, un ritorno e che mantengono aperto un orizzonte con una sua ampiezza, con un suo spessore, con un suo contorno. Questo io riconosco come confine. E questo confine è aperto alla convivenza, evidentemente. Non esclude la dimensione della violenza, ma soprattutto direi che io gli darei un'altra nominazione, più che quella di violenza o di inclusione ed esclusione. Gli darei piuttosto. Userei altri termini, userei, io parlerei di azione e reazione. Quindi se c'è esclusione è sotto forma di azione, se c'è inclusione è sotto forma di reazione, perché questi movimenti, spostamenti legati a pratiche lavorative, a pratiche educative, a pratiche riproduttive, comportano certamente delle azioni in presenza di altri che si muovono a loro volta, questo intreccio continuo, a sua volta anche ripetitivo, di movimenti che nel vicinato, nel quartiere, alla mattina, quando si esce presto, la domenica, e si incontrano sempre le stesse persone che portano a spasso sempre gli stessi cani, fanno sempre lo stesso giro con quei cani. E si vedono sempre gli stessi avventori del solito bar che escono alla stessa ora. Questo mondo è un mondo di compresenza, di interazione, di azione e reazione. E questi confini non sono mutuamente esclusivi. Possono naturalmente dare luogo ad attriti, dare luogo a conflitti, ma non sono luoghi di violenza. Diventano luoghi di violenza quando a partire da questi avviene un ricalco, un'operazione di ricalco, un'operazione di impossessamento da parte di poteri che hanno vantaggio nel fare uso di questa consuetudine sociale e spaziale, indistintamente sociale e spaziale. Hanno vantaggio nel servirsene per finalità di
stabilizzazione, consolidamento, ordinamento delle popolazioni, degli individui, dentro schemi di governo che si fissano in forma di linee, confini amministrativi che decidono chi è dentro, chi è fuori, chi ha diritto alla cittadinanza, chi non ha diritto alla cittadinanza, chi può ha diritto a certi beni, chi non ha diritto a certi beni, a certi servizi, o gli vengono negati certi servizi. Ma questa costruzione è seconda, io la vedo come seconda. Guardandola come seconda, mi sembra di capirla meglio, mi sembra di non perdere la natura magmatica, come dicevate, diciamo generativa, dei confini che nascono come orizzonti, e vedo invece meglio l'effetto di controllo che nasce dalla duplicazione, dalla fissazione, dal ricalco sotto forma amministrativa di queste maglie molto morbide e molto aderenti ai nostri spostamenti. Mi scuso di questo linguaggio molto libero che sono costretto a usare, però è una continua, ogni volta che ne parlo è un continuo ripensamento. Grazie molto Luca. Posso fare una piccola ulteriore domanda a Luca Gaeta prima di lasciare la parola a Valentina Cappelletti? Devo dire che dal tuo discorso oggi mi sembra molto più chiaro, almeno per me, dal mio punto di vista, il tipo di operazione che tu compi con la nozione di orizzonte quotidiano e che metti in relazione anche a questi movimenti ripetitivi e rutinari che sono la prassi del quotidiano, le prassi del quotidiano. E quindi è molto chiaro in che senso tu intendi gli orizzonti quotidiani già sempre come confini e come tu invece vedi quelli che noi più usualmente nominiamo come confini, il confine amministrativo, il confine politico, il confine addirittura statuale, come delle sovrapposizioni. Super confini potremmo chiamarli. Okay. Il termine, super confini. Potremmo pensare, Luca, per specificare ulteriormente, che i confini intesi come orizzonti delle prassi quotidiane sono sempre già destinati ad essere attraversati o sono sempre già attraversati, mentre invece questi super confini, come li chiami tu, hanno, diciamo, una permeabilità molto più ridotta? Può essere questo anche un elemento? Ah, direi di sì, direi proprio di sì. L'orizzonte quotidiano ha, diciamo così, come fuoco, un esserci, potremmo chiamarlo così, una persona che conduce un'esistenza ordinaria e per condurre questa esistenza deve compiere degli spostamenti, deve procurarsi del cibo, deve andare a lavorare, deve portare i bambini a scuola, insomma deve fare le cose che tutti generalmente facciamo in un certo modo nell'arco della giornata. Mettendo questa persona al centro, ecco, la dimensione dell'esclusione secondo me perde un po' di importanza, perde un po' di centralità, mentre è chiaro che diventa invece chiave quando invece c'è quel processo di impossessamento, che vuol dire che io intorno al paese, intorno alla parrocchia, intorno alla provincia, che ha una sua dimensione di orizzonte, traccio una linea che è inequivoca, insomma, che a quel punto taglia fuori qualcuno necessariamente, perché è continua, è chiusa. L'orizzonte quotidiano certamente non è modificabile, perché è storico, insomma,
tendenzialmente tende a ripetersi, ma ogni giorno è incrementalmente mutevole, è soggetto a piccoli scarti, piccoli, che poi sono anche quello che costituisce, secondo me, la ragione profonda di instabilità dei confini amministrativi, perché è vero che sono rigidi e sono anche molto durevoli, però sono su una sostanza mobile. Quindi nel tempo perdono aderenza, perdono corrispondenza con ciò che vorrebbero disciplinare, con ciò che vorrebbero ordinare, perché quella cosa alla quale si sono appoggiati continua a cambiare. E presto o tardi ci si accorge che sono diventati vecchi. Non si possono buttare via, per le ragioni che forse più tardi discuteremo con Valentina Cappelletti, però certamente perdono una parte del loro senso e possono diventare delle vere e proprie camicie di forza quando smettono di corrispondere alla vita che si svolge al loro interno, o comunque quando quella vita deborda, prende altre forme, altri percorsi. Grazie molte. Io a questo punto darei la parola a Valentina Cappelletti per porre i suoi temi. Grazie, grazie ancora Luca Gaeta di questa seconda possibilità di confronto, grazie a un secondo testo molto ricco di stimoli, che io raccolgo questa volta forse formulando alcune questioni che quest'anno sono influenzate indirettamente da un percorso che stiamo facendo quest'anno a MECRI, in modo particolare dal linguaggio in transito che stiamo seguendo con il professor Remotti, Abitare e Sconfinare, che ragiona attorno ai temi delle caratteristiche delle civiltà della stanzialità e delle caratteristiche delle civiltà del nomadismo. In un paio delle questioni che porrò adesso a Luca Gaeta ci sarà questa risonanza e poi dirà lui se serve a qualcosa oppure se è non del tutto centrata. La prima questione è questa: vorrei chiedere a Luca Gaeta di tornare a focalizzare il tema della mitezza dei confini. Perché è molto chiaro, lui la delinea dal punto di vista teorico, cioè come uno dei contenuti della conoscenza dei confini, della teoria dei confini, come la mitezza del confine sia consustanziale al modo con cui il confine viene proposto, ossia come ha un orizzonte di pratiche quotidiane tendenzialmente reiterate, tendenzialmente condivise. La mitezza in un contesto così fondamentalmente è coessenziale all'efficacia del confine. Io leggo la mitezza del confine come quasi la funzione euristica del confine, ossia la funzione nella quale il confine dice qual è il punto fino al quale una pratica condivisa risulta efficace. E quindi fondamentalmente risulta potente anche per la costituzione di un nocciolo di comunità possibile che condivide quella pratica lì. Rintracciare questo nelle pratiche della vita quotidiana è più semplice, almeno per me, è più difficile rintracciarlo in un contesto nel quale, come si diceva già prima, la duplicazione dei confini e quindi la moltiplicazione dei confini, non solo quelli amministrativi fisici, ma anche quelli amministrativi legislativi di vario genere, normativi di vario genere e specie, è pervasiva. Tuttavia, mi domandavo se persino lì, cioè persino laddove noi vediamo la costruzione dei confini fisici, statuali, amministrativi all'opera, cioè vediamo la reduplicazione all'opera, sia possibile da un lato scorgere quella quotidianità che ci consente di dissacrarli, cioè quella quotidianità di costruzione che ci può consentire di dissacrarli, e secondo, se sia possibile e rintracciare
in quelle pratiche di aggiramento che sono permanenti, certo, al costo di cose indicibili, ma che continuano ad essere continuamente fatte come un lavoro ai fianchi dei confini amministrativi, non si possa vedere lì un altro tipo, un'altra faccia della mitezza dei confini, che è la sua che è la loro faccia emancipatoria. A me è stato molto utile ragionare attorno alla desacralizzazione del farsi quotidiano dei confini. È stato molto utile leggere il saggio che tu citi tra i tanti di Anssi Pasi a proposito del farsi del confine fisico fra la Finlandia e la Russia in Carelia, perché lì si vede bene che in un territorio che è stato per secoli conteso, attraversato dagli svedesi da un lato, dai russi dall'altro, ai danni di una popolazione dispersa, numericamente troppo fragile per potersi riconoscere come identità nazionale, ad un certo punto acquisisce un suo peso. Ma questo punto è variabile, cioè l'intensità della rilevanza della costruzione di quel confine fisico e amministrativo non è costante, va e viene nel corso della storia. A volte il confine è irrilevante perché sono più rilevanti gli accordi commerciali di interscambio, altre volte, come per esempio adesso, diventa rilevante e si costruisce un muro, ma anche qui è un muro quasi più simbolico che sostanziale, perché è un muro di 200 chilometri su un confine che ne misura quasi 1400. Quindi la prima domanda è questa: possiamo, quasi in maniera sacrilega mi viene da dire, sapendo che cosa invece costano poi anche i confini fisici e amministrativi, possiamo rintracciare e desacralizzarli, rintracciando anche lì la costruzione di quelle pratiche quotidiane che li confermano un po' sì e un po' no, e questo ci può essere utile? E questa è la prima domanda. La seconda domanda invece va su un tema che tu poni fin dal primo saggio e che riprende il tema dell'Occidente come civiltà dei confini, è il tema che tu nomini come il rischio di separazione fra la democrazia e i confini, intendendo per democrazia e per tracciamento dei confini della democrazia una pratica di definizione di ciò che è condivisibile fra uguali. Io mi sono fatta una domanda attorno alla tua domanda, cioè tu dici che cosa è in gioco nel momento in cui la coincidenza fra confini e democrazia viene sollecitata e viene messa a rischio, ed è chiaro che è messa a rischio, diciamo che è ormai consolidato che non si tratta di un rischio ma si tratta di un fatto, e che prima ancora della separazione tra democrazia e confini ci sono delle rotture interne alle pratiche democratiche che ne hanno completamente sfasciato il senso. Però la domanda che mi sono fatta è: guarda un po', forse il fatto che in un contesto nel quale la democrazia è talmente rotta da aver perso il suo senso, il fatto che i confini diventino così, i confini amministrativi reduplicati per essere precisi, diventino così importanti per una democrazia rotta, forse ci rende noto che in fondo, quello che fonda la possibilità dell'eguaglianza, non la sua realtà, ma la possibilità dell'eguaglianza, è un condividere l'essere al di qua piuttosto che l'essere al di là, cioè un condividere quel gesto di tracciamento fondativo che sta all'origine di quello che per noi è civile. E qui viene l'ultima domanda. Forse appunto questa sì, sollecitata dalla riflessione su stanzialità e civiltà nomadiche. Che l'Occidente sia la civiltà dei confini, tu lo rendi molto chiaro, naturalmente questo è chiaro anche per la nostra pratica quotidiana, ma l'osservazione che fai tu gli dà una pregnanza differente, cioè la civiltà nella quale la possibilità della convivenza dipende da gesti inaugurali
che definiscono un dentro e un fuori non più sulla base del sangue, cioè sulla base del clan, ma trasformando il clan di sangue in un clan di terra, come fa appunto Clistene quando dice ad un certo punto le tribù da adesso in avanti si definiscono per il luogo in cui si collocano, per la loro disposizione nello spazio. È possibile secondo te mettere al lavoro la strumentazione proprio teorica della teoria dei confini anche per civiltà che non hanno conosciuto il trasferimento nella stanzialità, ossia che cosa dovremmo osservare volendo utilizzare l'euristica che tu metti a disposizione nel confine inteso come pratica iterativa di condivisione di una comunità possibile, che cosa dovremmo osservare per vedere se questa strumentazione teorica è utile anche nelle situazioni nelle quali l'elemento terrigno non è mai diventato così rilevante. Ecco, questa era l'ultima domanda che volevo farti. Grazie. Grazie anche a te di queste tre domande, alle quali cerco di rispondere come meglio posso. Naturalmente ciascuna merita una riflessione attenta, però sono anche interconnesse. Allora, sul primo punto, quello della mitezza, tu parli anche di limiti ragionevoli e condivido completamente quello che scrivi quando dici che è molto difficile osservare una pratica di produzione di confine nel senso di orizzonte prima della sua duplicazione amministrativa, perché naturalmente noi continuamente ci muoviamo dentro confini amministrativi che condizionano i nostri spostamenti. Questo è il gioco, diciamo, il gioco del gatto e del topo. Naturalmente è molto difficile ed è una sfida, secondo me, da raccogliere. Non credo che sia oltre le possibilità della ricerca, anche della ricerca territoriale che facciamo come urbanisti, come pianificatori, quella di indagare pratiche di movimento, pratiche di cittadinanza che non sono del tutto avviluppate dentro confini amministrativi o che li trasgrediscono o che li ignorano. Secondo me un po' di questo lavoro Dessertolo ha fatto nei suoi lavori degli anni Ottanta, ma comunque è un tentativo che secondo me può avere un certo grado di successo. Quindi direi è vero fondamentalmente che siamo continuamente avviluppati dentro confini amministrativi che sono anche dentro la nostra testa, in un certo senso. Non possiamo, quindi sappiamo quando siamo a Milano, quando stiamo uscendo da Milano, c'è una soglia psicologica che è diventata importante e che riconosciamo anche senza vederla. Però detto questo, forse quelle più interessanti sono proprio quelle pratiche che non si sono ancora assuefatte. E tu chiamai, facevi l'esempio delle migrazioni, ma ce ne possono essere altre. Pratiche di vita quotidiana che non si sono ancora assuefatte, non si sono ancora adattate, non si sono ancora abituate a quel reticolo amministrativo a cui anche la pianificazione contribuisce in modo potente, distribuendo i servizi di uso quotidiano sul territorio in un certo modo, ovviamente creando i percorsi e i collegamenti tra le diverse aree della città, chiudendo, aprendo con recinzioni piuttosto che attraversamenti pedonali, una serie di dispositivi in qualche modo sono
rendono possibile o non possibile un certo modo. Però guardare come, per esempio, i bambini, piuttosto che appunto persone di recente immigrazione o anche soltanto visitatori turisti, persone che si muovono in una città senza avere ancora sedimentato le sue partizioni interne, i suoi modi di funzionamento stabiliti da disegni, tracciamenti, confini di vario genere. Questo secondo me potrebbe insegnare molto sulla plasticità, che comunque è presente, di cui probabilmente l'abitante stanziale residente si rende meno conto, ma lui stesso comunque a suo modo sovverte. Lo fa, magari lo fa poco per volta, lo fa inavvertitamente, non ne tiene memoria, però e quindi è più difficile da tracciare, da altri soggetti che pure si muovono e che magari si muovono irregolarmente perché stanno ancora disegnando i loro orizzonti, possono essere delle finestre interessanti da osservare. E sulla questione democrazia, io di questo sono convinto da molti anni, cioè che diciamo, la nostra condizione di cittadini democratici è profondamente dipendente da quello che tu ricordavi, e cioè un trasferimento fondamentale di peso dalla dimensione etnica alla dimensione territoriale. E questo è un evento che ha appunto alcuni luoghi molto chiari di nascita e di sperimentazione. Alcuni li ho individuati in un testo intitolato Il seme di Locke, più vecchio, mi sembra di averli riconosciuti nella loro portata dirompente, ma direi che quel cambio di asse del potere da una dimensione genetica a una dimensione territoriale è ancora quello che tiene insieme quello che ancora oggi rimane della democrazia, quel poco che ne rimane. E cioè quella condizione di eguaglianza, di diritti e doveri che ancora sperimentiamo, è fortemente dipendente dalla divisione politica del territorio e dal funzionamento del sistema politico elettorale in base a quella divisione, perché quel tipo di confini sono confini indifferenti all'etnia, sono confini indifferenti al sesso, sono confini indifferenti al censo, sono confini ciechi, giustamente ciechi, nei confronti delle caratteristiche genetiche, individuali, personali, e fanno di ciascuno di noi un membro della comunità uguale agli altri, portatore degli stessi diritti. Con quale controindicazione? Che ovviamente quelli che stanno fuori non sono cittadini. Quelli che stanno fuori non sono cittadini democratici. Possono diventarlo, ma finché non lo diventano non lo sono. Quindi ci sono i barbari e ci sono gli integrati come noi in un sistema che ci rende uguali. A questa uguaglianza abbiamo qualcosa di alternativo da sostituire? Forse sì. Io non sono così convinto che siamo già pronti con qualcosa di alternativo. E finché non lo siamo, io credo che ci può giovare l'uso di quei confini duplicati amministrativi, nazionali,
che chiudono dentro di sé delle comunità ordinate politicamente, almeno nella misura in cui continuano ad avere questo potere emancipatore. Cioè ci emancipano dalle nostre come dire, minorità, inferiorità, particolarità, da tutto quello che ci rende più deboli, più fragili di altri. Senza questa emancipazione dovremmo lottare con le unghie e con i denti per affermarci e per difendere ciò che abbiamo e per mantenere un livello di vita dignitoso contro chi? Sarebbe, non so, faccio davvero fatica. È anche per questo che non riesco a dare una risposta di nessun tipo all'ultima domanda, cioè se diciamo, il concetto di confine abbia una rilevanza e quale rilevanza per una popolazione che non sia stanziale. Perché lo dico da rispondo da stanziale, rispondo da qualcuno che da bambino ha frequentato la scuola che era più vicina a casa sua perché poteva andare solo io in quella scuola ero iscritto, diciamo, di diritto perché così prevedeva la legge, allora io dovevo andare in quella scuola che era vicino a casa mia e ci potevo andare a piedi, ci andavo a piedi tutte le mattine, quello era il mio orizzonte quotidiano finché ho avuto 10 anni, poi è cambiato, poi si è un po' ampliato, ma dicevo, io sono cresciuto in questo tipo di set mentale, del tutto stanziale, anche se ho cambiato molte città, però in ciascuna di queste ho ricostruito questo set di stanzialità che mi ha fatto credere di essere uguale a tutti i miei compagni di classe, uguale a tutti i miei amici, uguale a tutti i miei poi coetanei, persone con cui ho vissuto, lavorato e interagito. E al di fuori di questa stanzialità davvero non saprei più dire chi sono. Per cui è vero che ho letto, sì, c'è un saggio di De Martino che ho letto anni fa, cui lui parla di un popolo australiano che va in giro con un totem e ogni volta che si accampa pianta questo totem, che di fatto è il, diciamo, è il loro sostituto di un confine, perché definisce la loro identità di gruppo lì dove loro si trovano, dove si sono fermati, piantando questo palo, non descrivono nessuna linea, piantano il palo e il palo in qualche modo determina per quella giornata, per quella notte, per quella settimana che trascorrono lì il loro ambiente. Però anche in quel caso, boh, chissà se per loro si può davvero chiamare confine, come lo vedono loro. È davvero, immedesimarsi è davvero molto complicato. Chiuderei la risposta dicendo che qui emerge fortemente la dimensione etica dell'avere a che fare con i confini, perché ci sollecitano a stare da una parte o dall'altra, perlomeno se parliamo di appunto confini duplicati, amministrativi, questi ci collocano di qua o di là. E ci collocano di qua o di là inevitabilmente, non ci possiamo stare sopra, non ne possiamo guardare dall'alto, soprattutto se siamo stanziali, ci collocano di qua o di là, dentro o fuori, pur sapendo che sono sovrapposti, sono duplicati, sono i irrigidimenti di pratiche quotidiane in movimento, però ci collocano eticamente. Ed è per questo che diciamo, diventa illusorio pensare di potersi immedesimare con chi vive tutt'altra esperienza e non si sente collocato dentro e fuori un confine come credo che ci sentiamo tutti noi. Grazie, grazie molte Luca. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Io ho ancora un'ultima cosa da chiedere a Luca, che è quasi più una... diciamo una domanda sulla postura che tu hai nei confronti di questi confini, perché da una parte i confini intesi come orizzonti quotidiani, i confini che sono sempre travalicati perché la vita quotidiana non fa altro che produrli, riprodurli, attraversarli, riattraversarli, ridisegnarli,
sono la potenza della vita, sono la potenza della vita nel suo muoversi, nel suo movimento, che ha sempre questa natura, pone il confine, lo supera, pone il confine, lo supera, la vita fa così, diciamo. E in un certo senso alcune anche prassi, realtà, esperienze di natura persino globale, i fenomeni migratori, sembrerebbero indicare la crescente rilevanza di questo movimento generalizzato, dei singoli, delle popolazioni e così via. Quindi da una parte sembrerebbe esserci una virtù di questi confini quotidiani, perché permettono anche, appunto, come tu hai detto, di muovere e smuovere alcune ossificazioni, alcune rigidità dei confini formali, dei confini superconfini, confini secondo grado, confini istituzionali. Dall'altro però tu sembri essere fortemente ancorato in un'idea positiva di questi confini di secondo grado, no? Sì. Quindi vorrei un po' capire come funziona dentro di te questa sì, dialettica che io vedo fortemente. Ma io direi così molto semplicemente, questi confini di secondo grado o superconfini, come anche li stiamo chiamando, sono una lama, sono un coltello a doppio taglio. Certamente nascono da una volontà di controllo, per questo io parlo di duplicazione, è proprio così, cioè, l'effetto è questo, la duplicazione, la copia uno a uno, nascono da una volontà di controllo, quindi duplicano per controllare, ma questo controllo può essere un controllo, diciamo così, oppressivo, può essere un controllo emancipativo. In tutta la tradizione che inizia con le prime democrazie, io individuo un filone emancipativo che ha come effetti migliori la produzione di cittadini uguali nei diritti, perlomeno nei diritti, politici, non certo nei diritti sociali, non certo nella ricchezza, però uguali nei diritti politici. E questo non esclude l'altro risvolto, cioè gli stessi superconfini si prestano ad essere usati come strumenti di dominio, di vera e propria lacerazione, di colonialismo, anche quindi in modo antidemocratico. È un doppio potere secondo me ineliminabile, però diciamo c'è modo di usarli meglio, c'è modo di usarli per un fine che chiamo emancipativo, perché ne abbiamo avuto la prova in passato. E forse questo è ancora possibile, forse oggi non è più possibile, il dibattito credo che sia completamente aperto, però abbiamo la prova che in passato per un certo periodo è stato così. E quando Luigi Mazza, che Gabriele ricordava, parla di confini, ci ha insegnato a parlare di confini, mi ha stimolato a occuparmi di confini, lui ha in mente, secondo me, è figlio di un'epoca che pensava di poter fare un uso emancipatorio, progressivo, dei confini, esattamente allo scopo di liberare le persone, non di dominarle. E questa era una, diciamo, un'aspirazione, un'utopia forse, alla quale credo che lui credesse profondamente, e vedeva benissimo anche l'altra faccia, quindi l'aspetto repressivo del controllo, del dominio, e ci ha insegnato a vedere queste differenze. In più, direi oggi, c'è in più il fatto che ogni ingenuità, diciamo, è venuta meno, perché non possiamo più illuderci, diciamo, di credere a quel sogno, a quell'utopia che ancora negli anni 60, 70 era forte anche tra gli urbanisti. Oggi non possiamo più prenderla così, diciamo,
prenderla facilmente per buona, accettarla così com'è, condividerla fino al fondo, però neanche abbiamo una vera alternativa. Una vera alternativa non ce l'abbiamo. Beh, grazie, molte, molte grazie a Luca Gaeta, che credo ci abbia aiutato, almeno sicuramente a me, a riflettere ancora meglio sul suo contributo e sui temi che lui ha posto, che mi permetto di dire sono in grandissima interazione con molte delle riflessioni e dei ragionamenti che andiamo conducendo presso MECRI, il nostro laboratorio di filosofia e cultura, entro il quale appunto si colloca questo incontro di oggi. Ringrazio tantissimo quindi Luca Gaeta e Valentina Cappelletti, che vi salutano. Buonasera. E anch'io vi saluto e al prossimo intreccio. Grazie.